Eccoci con Matteo Scheffer, siamo qua con lui per fare una chiacchierata in casa Osimana. Allora Matteo, partiamo dall'ultima partita, il derby con il Castelfidardo. È arrivato comunque un pareggio dopo una partita molto intensa. Qual è un po' il tuo punto di vista su questo match? Ha sido una partita molto chiusa, un campo brutto. Noi abbiamo giocato con uno di meno tutta la partita. Per me abbiamo fatto bene, abbiamo giocato bene. Era una partita troppo brutta. Adesso dobbiamo pensare a quattro partite che mancano, che sono quattro finali. Noi dobbiamo giocare come finale. Ecco, tra l'altro la prossima partita sarà proprio con l'Urbino, una squadra che ha 40 punti come voi. Che match ti aspetti? Aspettiamo una partita difficile come lo sono tutte le partite qui in Eccellenza, in questo campionato. Noi siamo una squadra forte in tutti i posti, giocatore, banchina, tribune. Io dentro il campo mi sento forte con questa squadra. Dobbiamo affrontare la partita come una finale, perché è una finale contro un'altra squadra che porta mimo uguale punti che noi. Dobbiamo giocare per vincere questa partita. Ecco, tu ricordiamo sei arrivato a gennaio, però come ti stai trovando qua con l'Osimana, con i compagni, con lo staff tecnico? Adesso sto trovando bene. Prima per me era difficile per stare lontano da tutti, per questa squadra, più che squadra è una famiglia, perché mi hanno trovato troppo bene e mi hanno portato al gruppo come uno di più e mi sento troppo felice qui con tutti i compagni. Ecco, invece parlando anche del tifo dell'Osimana, tu che sei sudamericano, ti sembra un po' di essere magari in qualche stadio argentino, perché c'è tanto calore, tanto tifo da parte dei nostri sostenitori. I tifosi veramente sono troppo, troppo bello giocare con questi tifosi, perché si ascolta troppo dentro il campo. Ultima cosa invece, è la tua prima volta qua in Italia, come ti sembra questo campionato di Eccellenza? Quali sono un po' le tue impressioni? È un campionato per me troppo bello, perché tutta la partita si gioca al doppio del 100%, e sono tutte partite difficili, contro la prima classifica o contro la ultima classifica, sempre sono tutte partite difficili, tutte squadre troppo forti. Perfetto, grazie mille Matteo, complimenti per l'italiano e ci vediamo in campo. Grazie.